Buongiorno ragazzi, bentornati o benvenuti. Finalmente questo è il primo Vlogmas del 2019. Dovete perdonarmi se in questi primi giorni non li avete visti sul mio canale, ma come vi avevo già spiegato su Instagram, sono stata a Londra. Non avrei avuto modo poi la sera di editare il video per il giorno dopo, sarebbe stato davvero stressantissimo e quindi ho detto l'inizio, ma l'inizio leggermente in ritardo, ma ci siamo. Qui abbiamo il cagnolino, guardate che carina. Con i capelli corti. Oh, quanto sei carina, amore mio. Che tra l'altro settimana scorsa ha fatto 10 anni, ragazzi. Oddio, ed è ancora una ragazzina, guardatela. Quindi ho pensato, visto che oggi ho poco tempo, devo fare tantissime cose, domani devo essere a Milano, devo editare il video entro oggi e caricarvelo, vi faccio vedere cosa ho acquistato effettivamente a Londra. Quindi sarà un vlogmas un po' diverso questo qui. Saremo insieme non tutta la giornata, ma appunto vi faccio vedere cosa ho preso perché ieri sono tornata verso l'1:20 dall'aeroporto. Ho fatto doccia, mi sono messa a dormire e basta. E ho detto domani apro tutti i pacchi che mi sono arrivati, faccio vedere cosa ho acquistato nel Vlogmas. Quindi eccoci qua, questo è quello che faremo oggi. E direi di iniziare subito perché ho tantissime cose, quindi faccio vedere prima cosa ho nella valigia grande, quella che abbiamo imbarcato. In più, non fate caso ai miei capelli, sto tenendo su una maschera per appunto i capelli, non mi dire. Così siamo anche multitasking, siamo più efficaci. Inizio da alcuni regalini, pensierini che ho acquistato, tanto poi quando caricherò questo video penso avrò già sparso cose o comunque spero non guardino questo video. Allora, ho acquistato questo che è un beauty case di Mingers, eccolo qua. Qui sotto c'è anche il brandizzato I'm a mouse, dude, che per chi ha visto il film sa che è praticamente una frase iconica ed è davvero super 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 carino come beauty case. Poi ogni volta che parto, e che sia America, che sia Inghilterra, Francia, mi chiedono sempre sti cacchio di Reese's perché qui da noi costano una marea. Qui una confezione stava £80, che diciamo che è circa 1 euro alla fin fine, quindi si può fare. Ed ecco Gwenda che si interessa al cibo. Ti piace, mami? Non è per te. Quindi questi, diciamo che ne ho presi un po'. Poi per mia nipote, che è fissata più di me di Frozen, ho preso queste pantofoline qui. Sono quelle che all'interno sono pelucciose e mi facevano impazzire, se ci fossero state per grandi le avrei prese. Poi in realtà ci sono anche altri regalini sparsi, forse nel bagaglio a mano, quindi dopo li faccio vedere meglio. Poi da Boots ho comprato la vasellina, questa qui è quella per le labbra, in 3 diversi gusti, aloe, burro di cacao e questa qui che è la limited edition gold dust, che sostanzialmente sa tipo di qualcosa di dolce. Non so se riuscite a notare che all'interno ho anche dei micro brillantinini. Sono favolose queste qua. Una sterlina da Boots, a parte questa qui limited edition, però le trovate anche da Primark a 80 penny. Poi io da Primark mi sono ricomprata questi qua che sono i portaspazzolino da viaggio, che il mio ormai ha anni e anni e anni e si deve buttare. Intanto qui mi sento tipo un gargoyle sulla spalla. Per me invece una delle prime cose che mi sono comprata è questo pigiama, perché vai da Primark e ti prendi un pigiama con la scrittina così stupenda. Tra l'altro io ve lo farei sentire, è morbidissimo perché è una sorta di pile molto leggero. Allora, di questo ho preso una L, anche perché veste proprio larga, l'ho pagata 10 sterline. Tanto se guardate Wendy che... Ma che cos'è? È che a me questo cane mi preoccupa, sapete? Dovete sapere che è in gravidanza isterica, perché lei non è sterilizzata. Quindi ogni tanto mi prendono questi attacchi qua. Pensa di fare il nido per i cuccioli, non l'ho capito. Lei pensa, gravidanza isterica, quando pensi di essere incinta, ma non lo sei. Ti stimoli da sola i sintomi, sostanzialmente. Succede anche alle donne. E anche ai cani, quando vedete, sono magari un po' grandi, non sono sterilizzati. A volte mi prende come un suo cucciolo, quindi è un tutto dire, nel senso, è davvero trash. Hai finito? Grazie. Quindi, pigiama, pezzo sopra e il pezzo sotto che poi non so se effettivamente fosse abbinato, però era separato, quindi io me lo sono fatto da sola. Ho preso questo pezzo sotto così, che vedete comunque dai, ci sta come colore, ci sta. Del pezzo sotto c'era solo l'XL, quindi l'ho presa tanto all'elastico, che se ne frega un pigiama. Dopodiché adesso dobbiamo aprire il bagaglio a mano, quindi venite con me, questo è stato più o meno liberato. Ci spostiamo in un'altra ala della mia camera. Questo qui è il mio... Oh, bagaglio a mano. Prima cosa che tiro fuori è cibo, ragazzi.
queste qui non le comprate, non le assaggiate perché sono una droga. Sono delle praline di cioccolato con dentro una sorta di pasta croccante, ma perché non è riso soffiato, però è quella cosa un po' soffiata, crispy, buone, 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 buone. Poi continuando col cibo, vabbè che poi abbiamo finito, ho preso questi. Allora, che cosa sono in realtà, perché ho potuto buttare la scatola? Sono i Weetabix, che io compro, acquisto anche qui, però nella versione, diciamo, normale. Sono delle formelle di frumento, avena, buonissime, super healthy. E io lì le ho trovate formato cereali, tipo piccoline così, con le gocce di cioccolato fondente. Quindi ho detto, no, vabbè, le devo prendere, le devo provare. La mia amica le mangiava per colazione e io invece me le sono portata via. Dopodiché, sempre da Primark, ho preso un altro pigiama, perché quest'anno, ragazzi, il Natale mi ha preso proprio da Grinch. Vi dico solo che sono passata, che la mia festa preferita era Natale, a che è Halloween. Cioè, si sono un po' invertiti i ruoli, quindi è tutto dire. Proprio il mood, quindi non potevo non prendere il pigiama del Grinch. Questo qui è quello del cartone, non del film, però purtroppo non c'era del film, quello con Jim Carrey, quindi insomma mi sono presa questo qui con scritto Merry Whatever, troppo 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 fancy, con il suo pigiamino sotto. Insomma, sono dei pantaloni uguali a quelli della Disney, ma a righe. Ok, cambio di visuale e prospettiva e oggetto di ripresa, perché purtroppo mi si sono scaricate tutte le batterie della videocamera. Quindi un applauso a Ilaria, che non si era preparata, quindi lì in carica veloce. E noi continuiamo. Cappellino. Questo qui è super 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 cute, pagato 5 sterline, mi piaceva un sacco, io adoro questo genere di berretti che si chiamano Baker Boy. Mi mancava bianco, questo qui è tipo peluscioso, quindi non potevo non prenderlo. Dopodiché, sempre tema Natale, ho acquistato questi orecchini che sembrano tipo dei fiocchetti, dei pacchetti di Natale, 2 sterline. Poi, da brava fan di Harry Potter, adesso poi inizieremo con le cose di Harry Potter, anche se non ne ho acquistate tante, eh? Sono stata brava. Ho acquistato questo, che è un vanilla lip balm del fatto a boccino d'oro, sostanzialmente un pound e 50, quindi si può fare. Questo lo voglio aprire. Poi siamo state nel weekend del Black Friday, che boh, dico a fa, raga, il primo giorno siamo atterrate, non ci potevamo muovere, è stato traumatico. Ho fatto così, che poi non so se lo sapete, ma io ho anche il tatuaggio del boccino d'oro, quello qui. Si apre da sotto, cioè questo, vedete, così. Ah, ma è piccolo piccolo, più espositivo. Poi vi faccio vedere le cose come le pesco, da Harrods. Di solito non è che ci vado e faccio questi grandi acquisti, perché è un po' tipo la rinascente, quindi ci sono molti marchi grandi, costosi, e cioè sinceramente proprio non è che me ne frega più di tanto. Quindi siamo state più che altro al reparto giù, proprio l'ultimo piano, dove c'è proprio lo store tutto brandizzato Harrods. E ho fatto 2 regalini, più che altro a mia madre e a mio padre. E ho acquistato, tanto adesso le apriamo insieme, 2 tazzine per il caffè. Cioè una cosa molto classica, però utile, perché io sono per i regali utili. Poi vabbè, sono stata a Londra tante di quelle volte che ormai non è che vado e faccio porce regalini, perché non c'ha senso. Calamite neanche, anche se mia madre fa la collezione. C'è il frigo con più calamite di Londra. Io ne ho presa una, però poi ve la faccio vedere. Devono cambiare tazzine, gliene porto 2. Non potevo portare un set intero, però capiranno. Allora, la prima è nera, costano 8 pound l'una, che non è poco, eh. E un'altra l'ho acquistata rosa, quindi mio padre nera, mia madre rosa. O si invertiranno, non lo so. Poi dall'altra parte del bagaglio a mano ho acquistato in un negozietto sotto Camden Town, davanti al negozio della Dr. Martens. Praticamente c'è questo negozio un po' geek, un po' nerd, e ho acquistato questo, ma adesso vi spiego perché. Questo qui è un sottobicchiere di Game of Thrones, ce ne stavano un po', pagato 2,99 pound, perché io già dall'altro anno che sono stata a Londra avevo gli spiccetti, le monetine lì, e ho detto vabbè, che faccio, le uso, quindi ho contato, potevo prenderci questo e l'ho preso, così, utile al dilettevole. Io sono fissata poi con i sottobicchieri, sto periodo peggio, perché tra tè, tisane, me le porto in camera, comodino, cose, metto lì. E ok, passando da Harry Potter, ogni volta io devo sempre passare alla platform a King's Cross, dove c'è, vabbè, il carrellino per fare la foto e poi il negozietto brandizzato. Sono andata e
Non ho ancora fatto la foto lì al binario, ma ok. Ho acquistato un portachiavi, anche questo con il boccino d'oro. Ragazzi, è una cosa meravigliosa, cioè è favoloso, è bellissimo. 8 pound. Per me invece ho preso questa qui, che è la coppa Tre Maghi, sempre 8 pound, che è stupenda. Il calice di fuoco è il mio film preferito di Harry Potter, quindi mi mancava. E poi, a proposito di calamite, ho acquistato questa qui, che è appunto del binario 9 e 3 quarti. Vedete, è molto semplice in realtà, però mi mancava, almeno abbiamo anche quella. Poi, sempre Camden Town, ho acquistato questi, i clipper con tutte le cosine di Londra, perché mia sorella li colleziona, e quindi che fai, non glieli porti? Tanto mia nonna che passa dietro. Favola! Ho ritrovato delle cose di Primark, tra cui questi due flaconcini da viaggio per un po' di roba. Qui ci sono anche già le etichette prestampate, shampoo, conditioner, shower gel, toner, cleanser e bla 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 bla. Perché ogni volta, non so voi, ma io me li perdo e quindi devo sempre comprarne nuovi. Poi ho acquistato due cuffie da doccia, perché non le ho, non ho delle cuffie da doccia. Quindi ho comprato questa sobria, molto mermaid, che è normale, plastificata, così un po' olografica. Mentre l'altra è super super figa, un po' trash perché è zebrata lilla, però è anche utile perché dentro è tipo felpatina, quindi ero troppo curiosa di provarla, presa. Poi un'altra delle mie fascettine mentre mi strucco, mi faccio la skincare eccetera. Poi ho preso due ciglia finte, queste qui di Sosu, che sono tra le mie preferite, sono economiche ma favola. Il primo paio si chiama Poppy e sono queste qua con la bandina trasparente, un po' più naturali. Mentre quest'altra si chiamano le Holly. Diciamo che i miei stili preferiti sono allungate un po' verso l'esterno, perché avendo l'occhio piccolo vedete che altrimenti non rendono. Quindi queste mi piacciono molto. Le mie preferite rimangono le Milan, che sono sempre di Sosu. Poi, per fare un post di Natale, ho acquistato questo oggettino, che non so se darvi uno spoiler, facciamo così. Poi scoprirete per cosa li userò, perché su Instagram sto pubblicando due post a settimana, tutti tema Natale, con dei make-up, insomma delle cose un po' particolari, e quindi ho acquistato anche questo, che tra l'altro lo stavo cercando su Amazon e meno male che sono andata e le ho trovate lì. Poi ho acquistato delle clip di Harry Potter, poi una maschera di Ariel, questa qui che proprio vedete ha la faccia di Ariel stampata. Solo che io mi ricordavo di averne presa anche due di Elsa, una per me e una per Julie, che non so dove siano finite. Mi è venuto adesso il dubbio, quindi dopo mi metto un po' a ruminare, a vedere dove effettivamente le ho messe o se le ho perse e non le ho più prese. Vabbè. Poi da Skinny Dip, che è un negozietto super 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 carino, poi vi ripeto c'erano gli sconti, quindi in questo negozio c'era il 30% su tutto. Ho acquistato una cover che adesso sto registrando col telefono, quindi non posso farvi vedere, magari dopo che riprendo la macchinetta ve la riprendo, che è una cover di Ursula, stupenda stupenda. Mi pare venisse 18 sterline, ma con il 30 l'ho pagata sulle 12, non vorrei dire una cavolata, ma non so neanche se ho più lo scontrino. Poi, rimanendo in tema Grinch, sempre da Primark, ho comprato queste, che sono sempre le ciabattine, quelle con dentro il pelo. 3,50 pound, pochissimo, con la faccia qui del Grinch, così è abbinatissima al pigiama. C'era anche proprio fatto a forma di piede del Grinch, però ho pensato che questo era più simpatico, vedete, con la faccina qua. Quindi non vedo l'ora di essere totalmente grinciosa. Continuando tema calzini, io prendo sempre questi perché io la sera vado a dormire con il pigiama dentro ai calzini e questi sono la favola, cioè dovete acquistarli, sono i Cozy Socks della linea Love to Lounge, due paia, 1,80 pound. Dopodiché per sempre regalare, poi vedrete a chi, ma tanto insomma si capirà penso, abbinato sempre al beauty case di prima, ho trovato questa maglia con scritto On Wednesday we were pink, ovviamente, solo che a maniche corte, un pochino cortina, ma
è troppo troppo carina. E poi questa, che sono molto combattuta se darla effettivamente in regalo o tenerla io, che è sempre una felpa maglia del pigiama con scritto Burn Book, sempre Mean Girls, 12 sterline, stupenda. Tra l'altro queste qui le ho prese il primo giorno che sono arrivata, sono andata il giorno dopo e non c'erano più, grandissimo buccetto di ciul. E poi da Skinny Dip, mi sono scordata di farvi vedere, ho acquistato questo portacarte con scritto God Bless My Overdraft, 8 pound al 30 sarà stato 5, non li so fare i calcoli, si vede. Poi sempre da Primark ho acquistato Linea Mean Girls, questo sorta di pop socket, vedete, a questo gancetto si attacca al telefono e poi ve lo tenete, no, così, con una frase iconica. Io ho anche il coso, il segnetto della valigia col nome di questa linea qui di Mean Girls, perché era troppo forte, l'ho preso a Milano con il ragazzo che adesso non mi ricordo, comunque uno degli amici di Caddy, con scritto She doesn't even go here, nella scena iconica dove tutti si alzano a dire le cose in palestra e lui l'unico maschio in capo che dice, ma questa neanche viene qui a scuola. Cioè, ragazzi, favola. Quindi anche il soft pocket e così via. Che poi ho detto soft pocket, pop socket, io devo ancora capire come si chiama, vabbè. E poi, credo una delle ultime cose in realtà, perché il pezzo forte lo lascio alla fine. Da Pandora c'era anche lì il 20, mi pare, su tutti i ciondoli, a parte quelli della nuova linea di Harry Potter, che poi anche lì vi dovrò fare il video aggiornamento dei miei baci di Pandora, perché sono diventati molto carini. Ho acquistato un ciondolino, questo qua spero si veda dalla telecamera del telefono, comunque il ciondolino del Big Ben, super super cute, mi pare di averlo pagato sui 32 pound scontato, qualcosa del genere, quindi dopo lo corro subito a mettere. E ultimo pezzo, poi magari vi faccio un po' sbirciare i pacchi che mi sono arrivati, perché sennò qua non finiamo più. Sono stata al Disney Store. Diciamo che avevo in mente di comprare questo pop, che è un pack da 3. L'avevo già messo nel carrello, insomma, tra gli osservati di eBay, perché qui in Italia non riuscivo a trovarlo. Quindi ho detto, entriamo, vediamo se ce l'hanno, così, così, cosa, giro, giro, giro. E lo vedo. E che faccio? Che dico, che faccio, non lo faccio? Ho controllato i prezzi, ho detto dove mi conviene prenderlo, e alla fine l'ho preso. Ed è meraviglioso, ce l'ho qui davanti da quando ho iniziato a filmare, quindi ve lo faccio subito vedere. Ed è il pop da 3 di Elsa, Olaf e Anna, appunto Frozen 2. È meraviglioso, tra l'altro bollinato Disney Store, è davvero bello bello bello. Se non siete ancora andati a vedere il film, andate. Allora, se volete sapere il prezzo, se siete interessati, qui sotto vedete ci sono tutte le conversioni, 34 sterline, anzi 34,99, 52 euro, bello, 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 bello. Quindi questi erano i miei acquisti, ripeto, non trovo più le maschere di Elsa di Frozen, ma comunque, adesso vedrò. E intanto io, allora, a parte mettere a posto il casino che si è formato qui, vedete, ho questi 3 pacchi di Zara da aprire e un po' di pacchetti lì. Ok ragazzi, l'ho trovati! Erano messi qua incastrati un po' male nella valigia. 2 maschere di Elsa e ho acquistato anche questo di Lotti London, che è una tinta per fare le freckles, le lentiggini finte, diciamo così. Le ho acquistato anche un altro di un altro marchio, vedrò effettivamente nell'utilizzo qual è il migliore. Vedete, è così proprio piccino piccino, vedete, è fatto così e voi fate le lentiginine. Adesso non c'è scritto quanto l'ho pagato, ma mi ricordo tipo 5 sterline. Allora, come vedete, mi sono asciugata i capelli, dopo gli passerò un po' di piastra al volo, ma qui la situazione sta solo peggiorando per quanto riguarda i pacchi. Cioè ragazzi, no, ma non rende. Cioè io adesso mi metto qui alla porta e vi riprendo. Cioè, disagio. Poi mi sono arrivati questi 2 nuovi pacchetti adesso. Uno da parte di Nabla, perché la mia palette nuova, la Dreamy 2, si era persa con il corriere tra le feste e Black Friday. Quindi me ne hanno dovuto mandare un'altra. Ed eccola qui, finalmente riesco a provarla. E un pacco di Beauty Bay con le cose che ho comprato io. Quindi a questo punto non so se farvi vedere direttamente tutto qui. Ma no ragazzi, vi faccio vedere tutto, tanto, solo che accendo la luce. Ho il piede che è gonfissimo perché sono andata anche a fare la risonanza e tutte le cose, praticamente ho un accenno di tendinite e l'articolazione infiammata, credo dovuta
Una volta che siamo stati fuori Roma a camminare e io mi ero messa alle Dr. Martens con la platform, per intenderci, messo male il piede, camminato in modo sbagliato, troppe discese, salite, fatto sa che non erano le scarpe adatte e quindi mi è avvenuta questa cosa. È più di un mese col piede gonfio ed è una pizza, soprattutto perché non posso mettermi le scarpe che voglio, ma quindi sto impazzendo sotto quel lato, e poi insomma non è proprio una cosa comoda. Quindi come c'ero arrivata a sto discorso? Non lo so neanch'io. Vabbè, fatto sta che non so più come mettermi per stare seduta. Allora, apriamo prima il pacchetto di Nabla, che so già cos'è. L'altro di Beauty Bay l'ho acquistato io col Black Friday, ma non mi ricordo tutto. Non vedevo davvero l'ora di ricevere questa baby qui. Questo è il PR Box, che mi pare possiate acquistare. Adesso non mi ricordo se c'è ancora, perché vi ripeto, io sono sempre un po' in ritardo. Questa è la palettina, guardate che meraviglia, è stupenda. Ci sono anche delle carte, fortuna, coraggio, che belle, mamma mia, passione, poi abbiamo lealtà e saggezza. E vi faccio vedere la palettina in sé, che è abbastanza particolare, ma secondo me la utilizzerò un casino. Tra l'altro, se non sbaglio, in questa palette dovrebbero esserci tre formule diverse, tre texture diverse, ispirata al primo momento in cui l'ho vista nelle loro stories. Poi ho sentito persone dire poi alla fine hanno detto tutti che era bella, insomma, quindi sostanzialmente non l'ho capita come cosa, però a me ispira tanto e non vedo l'ora di farci qualche look. Magari qui o su Instagram, insomma, poi vediamo dove riusciamo a tirarlo fuori. Mentre adesso apriamo questo di Beauty Bay, vi copro l'indirizzo così vi posso far vedere tutti i prezzi. Ho preso un po' di robine scontatissime, tipo, vediamo se c'è scritto, no, qui c'è solo scritto il prezzo scontato, meglio di niente. Allora, ho preso un Valeur Liquid Lipstick, i rossetti liquidi di Jeffree Star, che sono assolutamente tra le mie formulazioni, se non la mia formulazione preferita. Eccolo qui. Finalmente ho preso Androgyny. Eccolo qui, il nome è questo. È un nude mattone scuro, però io vado letteralmente pazza. I miei preferiti sono assolutamente Christmas Cookie e Celebrity Skin. Adesso proviamo anche questo. Poi ho ripreso il mio correttore di Nabla preferito, il Close Up nel colore Light Ivory. Questo qui l'ho pagato 11,17. Poi mi sono presa dei sempre rossetti liquidi di Dose of Colors, che ho pagato 12,60 l'uno. Li volevo prendere a Los Angeles quando sono stata, ma non ho trovato queste colorazioni. Allora ho preso Cork, che ho sentito dire da Melissa che è carino, quindi ho detto lo provo, lo prendo. Un marrone di questa tonalità non l'avevo, un nude di questa tonalità, quindi perché no. E poi sempre nude ho preso Stone, che è leggermente più rosato, che personalmente penso mi stiano meglio. Eccolo qua, un po' malva. Poi ho preso questo prodottino che vi ho fatto vedere prima, ho preso anche di Lotti London, per fare le lentiggini. Questo è ancora più piccino, credo il marchio sia Frick, questo qui proprio. Cioè è un prodotto minuscolo, l'ho pagato tantissimo per essere un prodotto del genere, raga, 14,80 euro questo. Quindi spero, non lo so, faccio le lentiggini della vita. Quindi ve lo comparo poi con quello di Lotti London, perché ripeto, quello è molto più economico. E proviamo a vedere la differenza tra me e te. Poi di Make Up Revolution ho voluto provare questo, che è il Cut Crease Canvas. Sostanzialmente è una sorta di correttore, però già con l'applicatore per fare la cut crease. Da questo applicatore dovrebbe poi andare a fare la cut crease. Questa in realtà non l'ho preso per me, ma l'ho preso da regalare a Giulia, perché ogni volta mi angoscia e mi ruba le cose, quindi così non avrà più scuse. Poi ultimo prodotto che mi sono ricordata adesso, perché il pacchetto è arrivato in ritardo, mi era arrivata un'email dove mi dicevano che questo prodotto non era in stoccaggio e che quindi avrebbero aspettato per mandare anche tutti gli altri, quindi colpa sua, spero non valga la pena. Di Lunar Beauty, che è il marchio make up di Manny Mua, che è uno youtuber influencer americano. Questo qui è un illuminante che si chiama Mercury. Allora, il pack è meraviglioso, cioè è davvero carino carino. Guardate che bella la confezione. E appunto si chiama Mercury, sperando che si legga qualcosina, sì. Dallo swatch mi ispira un casino. Guardate, no vabbè. Ok. Questo poi va subito
provato. E questo qui l'ho pagato 21 euro. Dopodiché, ragazzi, qui sul letto ho un po' di cose che ho preso da Zara, sempre col Black Friday. Tipo, loro hanno aperto gli sconti a mezzanotte, io ero sul sito a mezzanotte 2. Mi sono presa una giacca di finta pelle, di queste qua proprio classiche di Zara, di quelle corte, piccolina così. Sono ancora indecisa se tenerla o meno, perché non lo so. Quindi questa è un po' in balia. Comunque l'ho pagata scontata tipo 23 euro, per quello dico sto valutando se tenerla o meno, perché comunque è un ottimo prezzo. Poi 15 euro ho preso questo pantalone, che penso di tenere perché mi piace molto. Tutto nero, non vi fate strane idee. È un pantalone a vita alta, che ha tipo tutti questi, vedete, dettagli un po' così. E poi casca molto largo, molto comodo. Sotto ci ho fatto un risvoltino e carino. Questo anche sto valutando se tenerlo o meno, perché purtroppo non ho un fisico proprio longilineo, si sa, e neanche troppo tonico, quindi questo tipo di tessuto pelle, poi quando è leggermente larghino, non è che valorizza troppo la figura, mette proprio in evidenza quelle parti che non vuoi. Però mi piace tantissimo, cioè è super comodo, e quindi non lo so, questo anche l'ho pagato 15 euro. A vita alta sempre, ed è fatto così, dietro anche l'elastico, quindi anche questo, ripeto, sto valutando. Poi ho comprato una giacca che si chiama Parka. Qualche annetto fa io indossavo solo quel tipo di giacca, no sartoriale, no pellicciotti, niente, soltanto il Parka, perché era un po' più sportivo sostanzialmente, e quindi mi sentivo un po' più cozy, un po' più casual, era bello imbottito, no? Quindi ho detto lo riprendo, sta scontato, lo prendo. Adesso, il telefono ce l'ho qui, potevo vedere i prezzi prima. Ah, tra l'altro è qui, posso far vedere anche la cover di Spectrum. Allora, il Parka veniva 80 euro più o meno e io scontato l'ho pagato 40-48. Ho preso una M, che comunque è la mia taglia generale, però magari dei giacchetti, sai, come maglioni, uno deve prendere una taglia un po' più grande. Non ci ho pensato lì per lì, ho preso la M. Quindi me lo sono provato. È giusto, adesso vi faccio vedere come mi sta. Però poi datemi un consiglio magari. Credo così si veda. Mi piace da morire, da impazzire. Guardate che bello il cappuccio. Il cappuccio è magnifico. Il problema sono le maniche. Se avessi un maglione di quelli pesanti, perché vedete, cioè questo è di quelli leggeri, se non mi entrerebbero, perché vedete a chiudere si chiude molto facilmente. È giustissimo, anzi c'è anche spazio dentro. Vedete com'è imbottito? Non fa una figura esile, non fa di questo, ma fa di questo. Però mi piace molto, che devo fare? Allora, ditemi se è normale il mio cane che si mette sul giacchetto di cui io devo fare il reso, perché alla fine ho deciso faccio il reso, provo a farmi mandare la taglia più grande, semmai poi rimanderò indietro anche quella. Cioè, ma si può mettere qua? Pronta per la spedizione, è vero? Che ridicola. Io sto iniziando a montare le clip di questo vlogmas sul computer, perché altrimenti qua non faccio in tempo, visto che sono già le 4:20. E tra l'altro, ragazzi, io non posso vivere questi giorni senza queste canzoni. Queste qua di Frozen 2, cioè sono le mie preferite in assoluto. Se voi sentite questa qui che sto ascoltando, mostrati. C'è verso la fine il pezzo clou che mi fa piangere tutte le volte, cioè sembra una cretina. Ho ceduto, ragazzi, le ho aperte e questo è male, malissimo, perché so che già che domani starò col mal di pancia. Quindi voi starete guardando questo video, io starò soffrendo. Comunque volevo farvi vedere, vedete come sono dentro. Comunque a parte ciò, diciamo che con l'organizzazione sto messa a buon punto. Adesso sto vedendo le cose da regalare, mettere a posto. Tra l'altro volevo farvi vedere un altro pop. Questo qui l'ho acquistato su un gruppo dove sono su Facebook, appunto sempre amanti Funko Pop. Questa qui è Bellatrix in versione Azkaban ed è meravigliosa, io la cercavo da una vita. Cioè Bellatrix la versione standard è stato il mio primissimo pop proprio della collezione. Adesso farà la gemellina insieme a Sirius Black, vedete? Solo che non so dove metterla, cioè io le vorrei mettere vicino, ma questa parete doveva essere tutta di Harry Potter ed è poi finita per essere un po' Sailor, quindi vedremo come farò. Comunque, a proposito di pop, io li ho ancora in vendita su Depop, vi lascio il link qua sotto se vi interessa. Vedete, tutti quelli che vedete là sopra, tutti sono in vendita. Vi faccio dare un occhio veloce. Eccoli qua, facciamo una breve panoramica. Questi qua sotto di Game of Thrones sono repliche, perché vabbè, ho preso una soletta sui eBay. Però c'è anche chi li prende, che sono repliche, quindi non lo so, io li ho messi in vendita, poi
vediamo. Comunque sono riuscita a vendere una buona parte, assolutamente. Detto ciò, da sopra il mio letto io vi saluto per il vlogmas di oggi. Spero vi sia piaciuto, è stato un po' diverso, lo so. Però dobbiamo stringere, se riusciamo a fare questa cosa è meglio. Quindi io vi aspetto nel vlog di domani, sarò a Milano e appunto vloggerò, così vedrete cosa andrò a fare. E vi mando un bacione.